Prego. Allora, grazie a tutti per la presenza, sono molto felice ed onorato della presenza del nostro sindaco che ha voluto, che ha potuto ed venire qui da noi per raccontarci un po' quali sono stati i problemi e che ha dovuto affrontare in questi primi sei mesi, ma soprattutto quali sono anche i risultati che ha raggiunto e cosa si può pensare di vedere nel prossimo futuro. La nostra associazione è estremamente impegnata in questi momenti, in questo girone, diremo così, passato girone. Abbiamo sostenuto la candidatura di Bucci con estrema sincerità ed molta volontà di portare avanti le cose. Siamo contenti che adesso egli ci possa rappresentare e siamo soprattutto felici che i risultati siano estremamente importanti ai fini di quello che sia l'aspetto generale della città. Noi siamo, ci chiamiamo Genova Cresce, ma come Genova Cresce vogliamo crescere e far sì che Genova diventi sempre meglio e sempre più superba e possa raggiungere le sue posizioni di quando nel passato era veramente una superba. Grazie a Bucci, grazie a voi per l'intero per essere venuti e passiamo subito, scusatemi un attimo solo, penso che l'organizzazione del pomeriggio sarà semplicemente contenuta nell'arco da qui alle 7 di sera, mezz'ora, 35 minuti per l'intervista diretta da parte del giornalista nei confronti del sindaco e dopodiché si apriranno una ventina di minuti di tempo per le domande da parte di tutti voi. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Beh, intanto grazie per questo invito anche per quanto mi riguarda e complimenti per il nome dell'associazione Genova Cresce, perché in una città in cui si mugugna, ci si deprime anche un po' spesso e volentieri, in tempi non sospetti siete partiti con questo hashtag Genova Cresce, con questi colori, simbolo della città e simbolo dell'Italia. Quindi questo è un segnale positivo e anche un segnale positivo, signor sindaco, che questa sera nessuno qua è venuto a tirarla per la giacchetta, ma c'è la platea dell'associazione che ha risposto, e non è un fatto, diciamo così, scontato di questi tempi. La partecipazione è sempre un elemento da mettere in evidenza. Quindi tanto grazie per l'invito che è arrivato direttamente al professor Eva e dell'opportunità che mi dà di fare un primo bilancio con lei. Non le rifaccio fare le slide e tutto il resto del salone di rappresentanza, ma dobbiamo partire. Erano 98. Erano veramente tante e non riusciremo a condensarle, per quanto possiamo avere una grande capacità di sintesi. Sai che ne facciamo tante. Sì. E non te l'ho messa apposta il proiettore. Era messa apposta proprio per non ritornare a Liguria Digitale. No? E poi c'è magari spazio anche per fare un ragionamento su quel tema. Però io partirei da questa settimana. È stata una settimana intensa, particolare. Si è partiti con delle contestazioni in Consiglio Comunale e si è arrivati a una missione romana. Forse la prima grande missione romana del sindaco Bucci, che è stato giù due giorni e mi risulta abbia fatto un gran lavoro di pressing sui ministri uscenti e su tutto il sistema romano, che non è propriamente come si vorrebbe, come i cittadini vorrebbero. Ci racconta questa settimana e poi faremo un po' un bilancio di quello che sono gli ultimi sei mesi di Genova con lei sindaco. Beh sì, grazie. Dunque, grazie a Genova che cresce, devo darvi onore e merito di aver fatto nei social, no? Li ho visti nei social, probabilmente il più bel manifesto che abbia mai visto. Lui. Non so chi l'ha fatto. Lui. Ma la mia immagine su quel manifesto era aggressiva, bella, mi è piaciuta molto, contrariamente alle immagini che invece vedo sui giornali, dove sembra che uno sia depresso, spettinato. Bravo. Sono rimasto, ho detto, questa è proprio una delle più belle che abbia mai visto, veramente. Guarda come, vedi, parla proprio quella immagine. Secondo me, no, questa è la mia sensazione, ok? Quindi grazie. Mi è arrivata dal vostro ufficio. Seconda cosa, ah, è lui che l'ha fatta allora. No, no, io l'ho fatta. Ecco, appunto, perché lui non è così bravo. Allora, settimana aggressiva. Sì, martedì è stato il mio primo incontro, non solo come sindaco, ma come persona umana, ok? Con una realtà che non mi sarei mai immaginato, cioè con una realtà dove io, vabbè, vi dico una cosa, mi sono sentito, quando sono uscito verso le sei e mezza, sette meno un quarto, ho fatto le scale che dal salone vanno su verso il pianerotto dove c'è l'ascensore, ho pensato,
qui è come mi sento adesso, come forse si sentiva Matteotti quando dopo l'Aventino sono scappati, sono usciti dal Parlamento dopo violenza. E beh, io mi sono sentito violentato da questo punto di vista, cioè non è accettabile che le norme e i regolamenti del nostro Consiglio Comunale vengano violati così spudoratamente come è successo. Non sapete cosa è successo, forse non so se lo sapete o no. Comunque, lo sapete, ecco, tutto il nostro percorso di discussione, eccetera, approvazione delle mozioni è stato costantemente interrotto da persone che urlavano, cantavano e facevano caos, e a certe persone sono stati anche rivolti insulti veramente di bassa lega. E questo secondo me non è accettabile in una città che vuole diventare la prima città del Mediterraneo. Siamo sempre lì. Forse era accettabile per chi pensava che la città dovesse andare al degrado. Ecco, no. Infatti tutti mi dicevano, ma guarda che queste cose qua succedono regolarmente. Io ho detto, no, mi dispiace, io non ci sono abituato. Questo non è il modo con cui le nostre istituzioni devono lavorare. La gente deve rispettare il Consiglio Comunale. Tant'è vero che l'articolo 15 e 16 del regolamento dicono che chi assiste al Consiglio Comunale deve stare in silenzio. C'è scritto così, in silenzio. Quindi martedì prossimo la prima cosa che faremo, ve lo anticipo, a tutti quelli che vengono a vedere il Consiglio Comunale avranno un foglio di carta, quando si registrano gli daremo un foglio di carta dove c'è scritto l'articolo 15 e l'articolo 16, così sanno che se viene un vigile e li porta fuori è perché non hanno rispettato l'articolo 15 e 16 del regolamento comunale che è stato approvato non so quanti anni fa, sicuramente da una giunta che non era della mia parte politica e così via. Quindi bisogna rispettare i regolamenti. Poi la discussione su quella io non ho problemi, perché è giusto che ci siano mozioni, è questo il motivo del Consiglio, è giusto che ci siano discussioni, è giusto che ci siano prese di posizione, ed è giusto anche che si faccia quel tentativo che ho fatto io, cioè nel dire sediamoci attorno a un tavolo tutti assieme e troviamo qualcosa su cui siamo tutti d'accordo, che ancora oggi ho provato a fare e che probabilmente, io non voglio anticipare nulla, ci porterà a un risultato, io spero, positivo martedì prossimo. Però ci stiamo lavorando. Ecco, questa è la novità, la news dell'ultima ora. No, lo sapete, sono 3 giorni che dico che ci vogliamo lavorare, sì. No? Ecco, esattamente. Però lei è arrivato anche da Roma, ha fatto una missione di 2 giorni. Parliamo di Roma ora, esattamente. Parliamo di Roma. Abbiamo fatto un sacco di cose, dall'Ilva al patto per Genova, alla Cassa Depositi e Prestiti, alle Ferrovie dello Stato e l'ANCI. Su l'ANCI è sono notizie pubbliche, ho fatto un intervento all'Assemblea Nazionale dell'ANCI, sapete cos'è l'ANCI? No? L'Associazione Nazionale Comune Italiana, dove ho detto chiaro e tondo quali sono 3 problemi che oggi sono problemi grossi per la città di Genova, ma anche per le città liguri, e che, di cui noi ci aspettiamo un intervento da parte dell'ANCI verso il governo, ancora questo o il prossimo. Vi dico brevemente quali sono questi problemi. Noi sapete che abbiamo un problema con le manifestazioni. Oggi chiunque voglia fare una manifestazione, secondo il nuovo decreto sicurezza, deve prendersi la responsabilità di quello che succede alla manifestazione, oppure se la prende il sindaco. E molte volte in piccoli comuni, Genova ha tutta la struttura, ma piccoli comuni non ce l'hanno, per cui se Propata, faccio un esempio, volesse fare una sagra con 5.000 persone che vengono a prendersi il pranzo al barbecue, ecco, deve garantire che ci siano accessi per tutti, che non ci sia nessuno che arriva con una bomba, e se succede qualcosa è responsabilità del sindaco. Ecco, questo è inaccettabile, il sindaco è caricato da un'enormità di responsabilità e non va bene oggi, senza avere le risorse. Ricordatevi, il sindaco e gli amministratori sono qui per prendersi delle responsabilità, non per prendersi dei rischi. Invece la struttura, soprattutto il governo centrale, ha dato al sindaco non solo responsabilità, ma soprattutto dei grandi rischi. Cioè, se io faccio l'Euroflora ai Parchi di Nervi, io sono responsabile di tutto quello che succede ai Parchi di Nervi. Non solo penalmente, ma anche economicamente, come sapete da recente. Vabbè, sapete meglio di me queste cose. Quindi voglio dire, queste cose, il sindaco oggi è nella situazione peggiore di tutta l'amministrazione, non lo dico perché lo sono io, sono solo da 6 mesi, ma lo dicono tutti, okay? Quindi all'ANCI abbiamo fatto questo tipo di discorso. C'è poi invece tutto un discorso di finanziamenti per la città metropolitana, su cui abbiamo parlato. Ci sono circa 200 milioni dal governo per le città metropolitane e se le erano tutte spartite Roma e Milano. Allora siamo andati giù a fare un intervento particolare per far sì che ci sia anche, le città metropolitane in Italia sono 14, non sono solo 2.
okay? E quindi abbiamo insistito per avere anche la nostra parte in funzione di una ripartizione che non sia di negoziazione al tavolo, ma che sia logicamente basata o sulla popolazione o sulle esigenze specifiche, insomma su un criterio che sia oggettivo. E quindi dovremmo avere la nostra porzione anche di questi 200 milioni. Per quanto riguarda invece la Cassa Depositi e Prestiti, voi sapete che abbiamo tantissimi progetti, dalle metropolitane alle metropolitane di superficie, alla waterfront di Levante, eccetera, passeggiate, in bicicletta e così via, e tutte queste devono essere finanziate, quindi noi abbiamo chiesto un intervento specifico alla Cassa Depositi e Prestiti per i finanziamenti dei nostri progetti e abbiamo visto le modalità di questo investimento. Per quanto riguarda invece l'Ilva, voi sapete che abbiamo trovato abbiamo messo le basi per la discussione, e la discussione che avverrà a Genova lunedì, quindi adesso la discussione non è più a Roma ma è a Genova ed è esclusivamente per Genova, con l'accordo di programma come base di partenza, che vuol dire, ve lo dico in termini che nessuno dice, ma vi dico il succo: ogni 1000 metri quadrati ci deve essere un posto di lavoro. Sì, sembra strano, diamo un S lunga a ciascun posto di lavoro, siamo lì, un metro, 1000 metri quadrati è quasi un S lunga. Ecco, però l'area, un'area così importante come quella del porto, alla fine è tradotta con un posto di lavoro per 1000 metri quadrati. Noi vorremmo che ce ne fosse di più di questo, però perlomeno la base di partenza è questa, cioè se la società garantisce un certo numero di posti di lavoro si prende anche un certo numero di metri quadrati. E gli altri li daremo a qualcun altro, se avanzano li daremo a qualcun altro che possa farci altri tipi di lavori. Il concetto è questo, non possiamo permetterci di sprecare le aree del porto che sono aree ricche, perché su quelle si può fare attività che abbia ricaduta in termini occupazionali, in termini economici sulla città. Quindi la base di partenza l'abbiamo messa lì, adesso si tratta di mettersi attorno a un tavolo con l'azienda e vedere con l'azienda quali sono gli investimenti che vogliamo fare a Genova. Ricordatevi che la fabbrica di Genova, di Cornigliano, anche se è solo a freddo, non c'è più il processo a caldo, c'è soltanto il processo a freddo, no? Zincatura e stagnatura, ecco, ha un ritorno economico positivo, cioè fa profitto, ha la possibilità di andare in un mercato che è il mercato del futuro e soprattutto può essere alimentata sia da quello che viene da Taranto ma anche da qualunque altro tipo di acciaieria al mondo. E nell'arco di un'azienda globale come la Mittal, è ovvio che da tutti gli stabilimenti Mittal potrebbe arrivare materiale qui a Genova via nave, che è molto conveniente rispetto a farlo venire via terra, essere stagnato o zincato e poi andare alle fabbriche di utilizzazione. Quindi voglio dire, abbiamo un vantaggio enorme da questo, sulla supply chain, e questo vorremmo metterlo sul tavolo e quindi consentire investimenti per lo stabilimento per andare avanti. Trenitalia per andare a chiudere l'esperienza romana e poi cominciamo col bilancio. Trenitalia è un grande partner importante non solo per i treni ma anche per le metropolitane, poi loro vogliono essere un partner importante anche per gli autobus. Vedremo cosa riescono a darci. Ricordatevi che io parlo di partner, non parlo mai di soci. Grande differenza, visto che l'opposizione non riesce ancora a capire la differenza, ve la rispiego. Il socio è quello che viene a partecipare alla compagine azionaria, cioè vendiamo azioni. Il partner è soltanto un'azienda qualunque con cui abbiamo un rapporto di lavoro, per cui fa un investimento per noi, noi lo ripaghiamo o subito, perché compriamo quello che ci dà, oppure nel tempo attraverso un pagamento dell'azionato. Quindi noi cerchiamo partner, non cerchiamo soci. Le aziende rimangono pubbliche e come tale lo saranno. Però i partner fanno sempre comodo, perché ci danno servizio e noi lo paghiamo. Ecco, Trenitalia potrebbe essere un ottimo partner in tante cose, quindi stiamo cominciando a parlare con loro per vedere cosa c'è sul mercato. Come del resto stiamo parlando anche con altri due partner sulle ferrovie, stesso identico discorso. Veniamo, non mi chiedete quali. No, glielo chiedo perché ho già capito che ci abbiamo già provato, per la verità, e finora la palla è tornata indietro. Primi 6 mesi di lavoro, prima ancora di andare a toccare alcuni temi, il suo rapporto con la politica è cambiato, è rimasto lo stesso, è migliorato, è peggiorato? Lei da 6 mesi a questa parte fa i conti con la politica pur non avendo una tessera di partito? Ma diciamo che martedì è stato il mio primo vero rapporto con la politica. Ed è finito male. Invece, sino a martedì non ho avuto assolutamente nessun problema, nel senso che
non ho avuto pressioni quasi da nessuno. Sì, certo, viene quello che mi dice: io sono bravo, ho un bel curriculum, trovami qualcosa da fare, che va bene, perché è esattamente quello che abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di persone in gamba, che questo non è il rapporto con la politica. Vi cito questo: in America la raccomandazione, io sono rimasto stupito quando sono arrivato là, io, l'italiano sempre pensa raccomandazione, cosa brutta, cosa cattiva, gli raccomandati, così via. In America la raccomandazione è un processo assolutamente normale, anzi positivo. Se io vengo da te e ti raccomando lui, è perché io so che lui è bravo, io so che tu hai fiducia in me, e so che se lui non va bene e non fa il suo lavoro, io che ti ho raccomandato ne pago le conseguenze. Quindi è un processo estremamente positivo, anzi io non vedo, cioè la gente in America non vede l'ora che arrivi qualcuno a raccomandare qualcuno, perché uno che gioca la faccia su un'altra persona, quindi vuol dire se lo fa vuol dire che ne vale assolutamente la pena, è quasi come avere un lasciapassare, cioè, ecco. Da noi invece è completamente opposto. Se viene qualcuno e ci dice sono bravo, ti voglio aiutare e c'ho un bel curriculum, queste sono le uniche cose che ho ricevuto, le uniche pressioni tra virgolette che ho ricevuto, altre cose non ne ho mai ricevute. Certo, mettersi lì a passare un pomeriggio e forse anche di più a discutere su una parola o un'altra, eccetera, uno dice con tutte le cose che dobbiamo fare per Genova dobbiamo proprio passare il tempo così. Ecco, quello è stato il mio primo impatto forse con la vera politica, cioè il tentativo di strumentalizzare qualunque tipo di cosa per fini diversi, cosa che a me lascia veramente, non voglio dire indifferente perché non è vero, è una grossa delusione, spero proprio di non caderci più. Però ogni tanto in consiglio comunale bisogna farle queste cose, perché se fanno la mozione c'è poco da fare, bisogna rispondere. L'altro discorso molto legato alla politica è Roma. A Roma voi avete molta più esperienza di me, io a Roma mi sono lamentato tantissimo della burocrazia che c'è a Genova, e io penso che bisogna fare un'enormità di passi avanti, perché la burocrazia che c'è a Genova è veramente allucinante. Quella di Roma è allucinante al cubo, nel senso che è molto peggio di quella di Genova. La mia frustrazione quando vado a Roma e a vedere come le cose accadono è veramente grande, eppure bisogna avere a che fare, quindi bisogna trovare il modo per bypassare questi muri. Queste sono le mie frustrazioni. E allora, ha già toccato qualche aspetto personale, c'è una grande soddisfazione di questi primi 6 mesi da sindaco e un'altra grande insoddisfazione invece, allora, del suo essere sindaco? Non... Soddisfazioni. Potrei citare tutta una serie di cose, dalla gestione del mercatino di Corso Quadrio, alla riduzione dei costi dei parcheggi, alle partecipate che le abbiamo salvate, al fatto che sono rimaste pubbliche, all'AMIO che è ancora viva invece che dover morire dopo un mese e mezzo, come dicevano tutti, e così via. Ma c'è la più grande, è un'altra. La più grande soddisfazione è vedere che a Genova è cambiato il mood, come si dice, che vuol dire sentimento, che vuol dire come la gente pensa della propria città. E questo il pensiero di Genova cresce, insomma, no? Sì, propositivo. Diciamola così. Cioè la gente pensa in modo diverso. Io adesso forse lo sento perché mi vado per strada, la gente mi riconosce, mi ferma e mi parla. Prima non succedeva, ecco, che siamo sinceri, prima io non avevo questo tipo di approccio. Però ora come ora si sente in giro, io lo sento perché me lo dicono, che la gente comincia a pensare che forse ce la possiamo fare. Ecco, questa è la più grossa soddisfazione. E invece il punto sul quale sempre su questo fronte lei pensa si possa togliere una soddisfazione nel 2018, quale può essere? Il 2018 verrà giù l'Ira, ci sarà più Valpolcevera. E in Valpolcevera avremo Nira la foce, scusa, ho fatto. La palazzina Nira la foce. Nel 18 ci saranno dei concreti segni, non è più questione di mood, filosofia o modi di pensare o messaggi o visione. No, ci saranno dei segni concreti di cose che verranno fatte. Uno è il Nira, l'altro è il padiglione C, l'altro è cominceranno gli scavi, ok, per il Waterfront di Levante, avremo i contratti per le metropolitane di superficie, spero che cominceranno i lavori per l'allungamento della metropolitana, sapete che da Rio abbiamo, ecco, quella è una negoziazione che avevo fatto a metà dicembre, ci siamo riusciti, abbiamo portato a casa 138 milioni per il prolungamento della metropolitana che abbiamo adesso, quella da Brina a Canepari e quella da Brignole sino a Terralba.
Teralba Martinez, insomma, via di mezzo, ok, d'accordo. Quella succede, quelle cose spero che possano cominciare a lavorare, non lo so ancora, però perché c'è un po' di problemi burocratici come al solito, però spero che si possa fare. Quindi vuol dire che per la fine di 5 anni noi dovremmo avere Waterfront di Levante completato e almeno 2 rami della metropolitana già fatti. Bucci amministratore delegato, Bucci sindaco, molto indetto, vedrete, viene e fa l'amministratore delegato, qualcun altro diceva no, il comune è un'altra cosa. In questi 6 mesi ovviamente ha visto che le cose sono diverse, l'ha sottolineato anche poco fa. Cosa si può applicare ancora di un'azienda a un comune e cosa invece bisogna ammorbidire per cercare di far quadrare il lavoro? Secondo me non c'è nessuna differenza. Non nei risultati, nel modo di pensare, o perlomeno non ci dovrebbe essere nessuna differenza. Un'organizzazione deve pensare a essere efficiente, a ottenere risultati e a costare il meno possibile. Queste 3 cose si applicano anche al comune, non vedo perché non si devono applicare a un'amministrazione. Non sto esagerando, infatti io mi comporto esattamente come mi sono sempre comportato prima. Qual è il problema? Che adesso dicono che il sindaco grida. Voi non lo dicevate prima, sì, insomma, almeno non nei giornali, ecco. È vero che questa è la differenza. È vero che le hanno fatto fare anche un corso di coaching in passato a lei? Sì, no, ma vabbè, adesso non esageriamo, tutti lo fanno. Nelle aziende americane tutti fanno coaching su come aumentare la produttività delle persone. L'ho fatto anch'io, non c'è problema. Non costano quelle cifre. Anche perché la mia prima sensazione era, no, quando ne ho parlato a un mio amico mi ha detto, beh, ma se mi avesse dato la metà te l'avrei fatto io il corso. Queste sono banali, sono tante tutte inventate, ma ecco, quello che manca nell'azienda privata è il rapporto con la stampa. Infatti noi abbiamo Federico che ci aiuta, perché se no non... Il rapporto con la stampa ho trovato che in questo caso è veramente, secondo me, incomprensibile, però. Ci spieghi meglio. Allora, io vedo quasi tutti i giorni notizie inventate, cioè che non sono vere. Fake news, insomma, per dirla, alla Trump. Quando uso l'inglese tutti si arrabbiano, questa volta non l'ho usato, invece l'ho usato. Ve ne dico una. Venerdì scorso avete letto sul giornale che io avevo scelto il nuovo sovrintendente del Carlo Felice, giusto? Yes. Si era parlato di Benedetto perché Roy sarebbe andata a Roma, perché? Non l'abbiamo detto noi. Ci crediate o no, il signor Di Benedetto io non l'ho mai visto, mai conosciuto, non ho mai letto il suo curriculum. Quando ho letto quel nome ho pensato, ma chi è sto signore? Giuro, è vero. Quindi chi è che ha dato quell'informazione a quel giornalista? Boh, magari è stato lui. Magari è stato uno delle autocandidature indirette. Chiedo scusa, magari questa persona, questa è un'ottima persona, non lo so, non l'ho mai conosciuto, quindi non posso esprimere giudizio. Però chi è che gli ha dato questo nome? Forse uno del Carlo Felice che vuole sponsorizzare qualcuno, non lo so. Ma il giornalista che sente questa informazione, cosa dovrebbe fare secondo voi? Verificarle. Prende il telefono, mi chiama e dice, ma tu sto Di Benedetto lo conosci? Se volete ve ne dico un'altra. Ce la dica. Bene. Oggi sul giornale c'è la famosa storia della fondazione Change. Non so se l'avete letto. Quando parlo sul giornale dico sempre su Repubblica, perché quelli sono veramente tosti. Le vogliono bene. Se non ci fossi io, non saprei. Grazie. Adesso vado a chiedere uno stipendio, metto stipendio, perché sennò, se non ci fossi io non saprebbero cosa dire. 2 pagine in meno, dice. Ma che 2? 50, 40. Vabbè. Morale, lì c'è scritto che noi non vogliamo dare i nomi delle persone. Ora, io ho fatto tutta la cosa per legge, ma no, veramente obiettivamente hanno detto che è vero che abbiamo fatto tutto per legge, cioè non è che stiamo violando la legge. Però c'è scritto quanto ho dato io, d'accordo, è scritto lì, è vero, quindi stiamo zitti. E poi c'è scritto quanto ha dato la Fondazione Change, 112.000 euro mi sembra che sia, no? Ok, io ne ho messi 85, loro ne hanno messi 112. E questo 112, e poi loro vorrebbero sapere tutti i nomi dentro la Fondazione Change. E io non li so questi nomi, perché a me i soldi li ha dati la Fondazione Change.
Facciamo l'esempio del mio competitor. A Crivello i soldi li ha dati il PD, veramente non glieli manco ha dati, tutti a quanto pare, perché non sono scritto, rimasti sul groppone, cioè, non c'è scritto sulla dichiarazione di Crivello chi sono tutti gli iscritti del PD che hanno versato i soldi al PD, così il PD ha dato i soldi a Crivello. Ora, è così nel mio caso, c'è la Fondazione Change, non c'è scritto chi sono tutti quelli che hanno partecipato alla Fondazione Change, che hanno dato i soldi alla Fondazione, non so se ho reso l'idea, no? E tra l'altro io non li conosco, cioè non ho più pari di idea. Oggi la Fondazione Change ha fatto un comunicato spiegando, cercando di spiegare queste cose, ma spero che le abbiano capite, ma è il quarto articolo che viene fuori sulla storia qua. Lui ha fatto 3 o 4 dichiarazioni di risposta dicendo è ridicola sta storia, ok? Proprio è fondata su niente. Eppure bisogna stare qui a vedere queste cose. Cioè, questo rapporto non va bene. Io penso che un direttore, adesso non voglio... Ma stiamo chiacchierando in libertà, anzi è bello sentire la sua opinione anche su questo. Io penso un direttore di giornale, che è una persona importante, perché ha un importante influsso sulla... Innanzitutto dovrebbe, secondo me, avere una visione di quello che vuol fare. Cioè, cosa vuol fare? Vuol fare qualcosa per la città, perché qui siamo locali, non siamo nazionali. Ma vale anche per il nazionale, però per il locale... Dice... Voglio aiutare la città? Voglio non aiutare la città? Prima decisione. Seconda decisione, se voglio aiutare la città, voglio farlo dal punto di vista della politica o voglio farlo dal punto di vista delle cose concrete, reali? Cioè nel senso, mi associo a una parte politica e tengo la loro parte no matter what, anche se mi dico quel pilone lì è verde, io dirò che è verde, non giallo, oppure voglio dire le cose reali e vedere quello che succede. Cioè, queste decisioni sono importanti. Quando io vedo che anziché di fare il bene della città si fa il male della città e lo si fa appoggiando una parte politica, ebbene signori, questo qui è un discorso che è triste, cioè non so, secondo me è triste, appunto. Poi magari se loro vogliono, ognuno è libero di fare quel che vuole. Senta, prima di proiettarci poi anche alle domande, perché poi il tempo stringe, Amity Amio. Questo è un anno importante per queste due aziende. Intanto i primi 6 mesi sono passati, sembrava dovesse finire tutto, e non è finito nulla, per fortuna. Adesso che succede, signor Sindaco? Beh, intanto non finisce tutto, cioè vuol dire, è ovvio che le aziende continueranno a vivere, a lavorare, a dare servizi ai cittadini. Per Amio il problema principale, ve lo dico io, qual è? Pulire la città, non è quello di fare compagine azionaria, anche lì è proprio questione di visione. Il problema di Amio è che la città sia pulita. Abbiamo fatto grandi miglioramenti, ma non siamo ancora dove dovremmo essere, che nessuno pensi che abbiamo risolto il problema, non è vero ancora, ok? Anzi, mi direte, non abbiamo neanche fatto... No, io penso che i miglioramenti ci siano stati, però non siamo dove dovremmo essere, soprattutto in alcune parti della città, per cui bisogna continuare a lavorare in quella direzione. I genovesi devono imparare, devono aiutare Amio a fare 2 cose. La prima è la differenziata, Amio non può continuare, Genova non può continuare a stare al 33%, bisogna arrivare almeno al 50%. E secondo, un'educazione che aiuta a limitare i costi. La differenziata è chiaro il discorso, sapete perché? La differenziata si può vendere e quindi anziché diventare un costo diventa una rendita e quindi ci aiuta a coprire gli altri costi. L'educazione deve fare in modo che se noi in centro storico passiamo 3 volte al giorno in certi posti, 3 volte al giorno, basterebbe una, ridotto di 2/3 il costo. Ecco. Si può anche rispettare le regole, tenere la spazzatura in casa per mezza giornata e portarla al momento giusto e metterla nel contenitore giusto, ecco, e non sporcare per terra. Ecco, basta fare queste semplici cose e i costi veramente migliorano. E allora poi il problema, potremmo anche diminuire la Tari. Guarda che noi paghiamo la stessa Tari di Milano, stesso per abitante. Ogni abitante di Genova paga la stessa cifra di ogni abitante di Milano. Quindi non siamo tanto diversi dagli altri. Potremmo anche scendere se fossimo in gamba. Infatti vedrete che partirà una campagna per dare questi messaggi su tutta la città. MT è un po' lo stesso discorso, anche se MT oggi sta meglio. Nel senso che non ha problema di scarpino, non ha problema di rimettere a posto, di investire 120 milioni là, ha soltanto, dico soltanto, il problema di rimettere a nuovo tutta la parte meccanica e di costruire le metropolitane. Ma lì se troviamo un buon partner, ho detto, non ho detto socio, partner, se troviamo un buon partner riusciremo. Quindi io la vedo così. Il 18 sicuramente sarà un ottimo anno per tutte e due perché saranno in miglioramento. E andiamo avanti. Bilancio.
Il bilancio è a posto, 17 l'abbiamo chiuso bene, e il preventivo del 18 lo presentiamo a fine gennaio, e a fine gennaio io ho già visto il preventivo, è meglio del preventivo del 2017, quindi se le cose vanno avanti, Genova non ha un problema di bilancio. Sì, lo so che dico cose strane, lo so benissimo, però è così, ok? Se io paragono Genova a Milano, a Torino o a Roma, sesta città d'Italia, Roma, ve le dico in scala, ok? Roma, Milano, Torino, no, Napoli, Palermo, Genova, Bologna è più piccola di Genova. La scaletta è così. Se prendo le prime cinque, noi siamo meglio di tutte le prime cinque. Abbiamo meno debito, siamo sempre in pareggio e abbiamo anche margine per fare più debiti. Non è che io sono ottimista, è così. Se poi uno vuol dire che è tutto un disastro, che tutto va male e che dobbiamo per forza vendere tutto a Iren, per altri, ma non vi dico perché, vabbè, allora è un altro discorso, ma allora quello è quel discorso dei giornalisti di prima, ok? Ecco. È il momento delle domande, allora, sotto... Scusa, posso dire un'ultima cosa sul bilancio? Il che non vuol dire che ci hanno lasciato una marea di buchi, ok? Non voglio esagerare, a noi hanno lasciato una marea di buchi che quella giorno lì delle 80 chart abbiamo fatto vedere, c'era una chart con tutti i buchi, cioè i problemi di bilancio che ci hanno lasciati, che però con un management di un certo tipo abbiamo risolto, o perlomeno sono in via di risoluzione, però i buchi li abbiamo trovati, ok? Anche nelle strade, Anche nelle strade, quelli non li abbiamo ancora riempiti tutti. Stiamo lavorando. Le domande, partiamo da il segretario di Genova Cresce, Fabio Ringo. Marco, io ho avuto il piacere di conoscerti come Bucci Manager. Abbiamo lavorato assieme e abbiamo apprezzato le tue caratteristiche. Ora sei Bucci Sindaco. Che cos'è che ti manca delle persone con le quali lavoravi? Cos'è che non hai trovato nella politica, nei tuoi collaboratori, o hai trovato le stesse caratteristiche che avevi trovato in noi come tuoi collaboratori in azienda rispetto ai tuoi collaboratori adesso in politica? Quello che manca è un bel sistema premiante. Sapete cos'è un sistema premiante? No. Il sistema premiante è il sistema che premia e che licenzia. Tutti si dimenticano del secondo, ma questo è quello che manca. Le persone sono in gamba, le persone sono in gamba anche nell'amministrazione. Non è vero che c'è persone che non sono in gamba, no, non è vero. È soltanto che non hanno gli obiettivi, non hanno la visione e soprattutto non c'è il sistema premiante. Il sistema premiante che ti aiuta a raggiungere certi obiettivi. Il premiante vuol dire che deve premiare e deve... Castigare. Punire non mi piace, datemi un altro verbo. Castigare. Neanche castigare. Sculacciare. Il sistema deve funzionare così, altrimenti certi risultati non si raggiungono. Ma chi fa di voi fa sport o si occupa di sport? È esattamente come negli sport, funziona proprio così. Non ci vai in prima squadra se non giochi bene, c'è poco da fare. E se anche se sei in prima squadra, se dopo due giornate non giochi, poi dopo vai in riserva. E bisogna continuare ad allenarsi. Certo, non c'è scelta. Volevo chiedere una cosa al sindaco. Una domanda più tecnica, diremo così. Per esperienza personale, per diciamo, storia personale, la situazione Bisagno ed Rivi correlati, a che punto è in questo momento? E in particolare, siccome proprio oggi mi pare sul Secolo e sono comparse alcune pagine sulle frane della Liguria, volevo un attimo capire quali sono le situazioni che in questo momento possono essere ancora critiche o quanto si sta facendo in quel settore. Allora, su Bisagno il terzo lotto è stato appaltato, stanno facendo i progetti, quindi dovrebbe partire. Il Ferreggiano, lo scolmatore lo stanno facendo e lo scolmatore del Bisagno è stato appaltato come progettazione. In aggiunta noi abbiamo, poi ci sono circa 12 milioni di altri lavori sullo Sturla che sono già stati progettati, sono in fase di gara e questi sono quelli che vengono dal patto per Genova, patto firmato tra Renzi e Doria un anno fa circa, ok? D'accordo. In aggiunta noi abbiamo previsto 130 milioni circa di lavori
io i termini tecnici non me lo ricordo mai, però sono i lavori sugli affluenti del Bisagno, cioè su quelli più ripidi, perché lì invece è dove tutta la massa viene giù. Noi abbiamo pulito molto i fiumi, lo sapete, a settembre, agosto e settembre abbiamo fatto una pulizia generale in tutti i letti dei fiumi, però è inutile pulirli se poi a monte non leviamo chi li sporca, quindi dobbiamo rimettere a posto tutti i piccoli torrenti affluenti a monte. Questo progetto l'abbiamo portato da Galletti, io mi aspettavo, sono 130 milioni circa, ma aspettavo di avere i finanziamenti prima della fine di questo governo, non credo che verranno, quindi le riproporremo subito al prossimo, però dobbiamo fare quel lavoro lì, cioè pulire e mettere a posto il Bisagno secondo me non è sufficiente, poi lei che è un esperto me lo dica se mi sbaglio, secondo me bisogna andare a pulire anche, soprattutto gli affluenti, perché se no ogni 3-4 anni ci troviamo tutto sporco di nuovo. No, e questo ovviamente non vale solo per il Bisagno, vale per il Polcevera e vale anche per Volti, vale per tutta l'area. Quelli che io chiamo in maggiore pendenza. Devi accenderlo. Per le domande vi faccio venire qua, altrimenti non riusciamo ad arrivarvi col filo. La signora, poi il signore. Prego. Allora, tra tutte le cose che avrei da chiedere, che le lascio un minuto, da parte, tempi europei, un sì, minuto per la domanda. 60 secondi. Tempi europei. 60 secondi. Marco, volevo chiedere una cosa. Tutte le persone che ci conoscono ormai sono soddisfatte del sindaco che abbiamo e di qualche assessore. Qualcuno non tanto, ma non cito in questo momento, perché ci ho parlato direttamente. E anche a me mi ha mandato a spigolare, vabbè, io ho fatto delle domande. Però c'è un fatto, se io chiamo una segretaria del sindaco e chiedo di parlare col sindaco, di avere un appuntamento, sì, prendiamo nota, sono 6 mesi che aspettiamo. Se io telefono per parlare con Toti, la stessa zuppa. Addirittura volevo parlare con la Ilaria Cavo, perché volevamo mettere con delle campionesse di nuoto un qualcosa da fare. E mi è stato detto, ma bisogna prenderlo via email, così con la... Le ho detto, scusi, io sono un ignorante, non so usare il computer, come mi devo comportare? Affari suoi. Qui bisogna mettere rimedio a queste cose, perché ci sono le persone anziane che chiedono, o giovani che non hanno questi mezzi per poter trasmettere. E io, come hai parlato, passati 60 secondi, passati 60 secondi. Concetto espresso, dobbiamo però contingentare i tempi. Saresti stato in grado di risolvere queste cose, grazie. Allora, sono sempre 6 mesi che aspettiamo di poter parlare con lei, sono Diana Bacchez, sono soltanto 6 mesi, grazie. Accumuliamo le domande e così compattiamo e rientriamo nei tempi, signor sindaco. Allora, il problema è grave, io mi aspettavo fosse più facile e vi spiego qual è il problema. Oggi io, se escludo voi altri, avrò parlato con circa 25-28 persone, ok, oggi. Sono 6 mesi che succede così, dal primo giorno. Se poi ci mettete anche le colazioni col sindaco e tutte le altre cose che facciamo, il numero di persone aumenta, ok? È estremamente, cioè non c'è il tempo fisico per parlare con tutti. Fate i conti, mettete un quarto d'ora a persona, moltiplicate per 585.000 e vedete quanto tempo viene fuori. Non le bastano neanche 2 mandati. Ma anche al telefono. Lo stesso, non cambia niente, è sempre tempo che va. Allora, come risolviamo questo problema? Lo spiego. Allora, vediamo come risolviamo questo problema. Allora, innanzitutto è sugli argomenti, la scelta è sugli argomenti. Cioè, se viene uno che dice io ho i soldi per fare la metropolitana della Val Bisagno, secondo voi quanto tempo gli do un appuntamento? Se viene uno che dice prendiamo un quarto d'ora, mezz'ora per fare una chiacchierata su quello che sarà il concerto del Carlo Felice fra 2 anni e mezzo, possiamo anche aspettare forse un paio di mesi, ok, quindi
voi mi dite che sbaglierò o no, sono certo che sarà qualcuno che non è contento, però quando bisogna fare una scelta del genere, per me il criterio più oggettivo è quello del motivo per cui dobbiamo parlare, non della persona, del motivo. Okay. Dopodiché le conseguenze sono del caso, c'è anche un discorso di tempo, cioè mi dispiace, c'è stato un signore che ho incontrato, che incontrerò lunedì mattina, che ha avuto il suo appuntamento rinviato 7 volte. Rinviato cosa vuol dire? Che è fissato per una. Dopodiché quel giorno lì devo andare a Roma, mi dispiace, lo cambiamo. Quel giorno lì viene Toti, che è una regione importante. 7 volte di buoni motivi, non di cattivi. È successo. A me mi piange il cuore, però alla fine gli ho detto vieni alle 7:30. Poi quando io comincio alle 7:30, magari non piace a tutti essere alle 7:30 a Tursi. Io sono fortunato che abito vicino, ma se uno abita in Valpolcera deve svegliarsi alle 5 per parlare col sindaco. Quando parla col sindaco lo riempie di insulti. Cioè, okay? Ci sono dei problemi tecnici. Allora, io non voglio dire che non stiamo facendo niente, perché stiamo migliorando nettamente in termini di. Però c'è ancora qualcuno che è scontento, qui ce n'è qualcuno, lo riconosco, mi prendo tutte le colpe, però vi ho detto esattamente com'è la situazione. Prima o poi ce la faremo. C'è un'altra domanda? Prego di venire qua al tavolo, con il microfono a filo. Eccoci. Veloce. Vai. Sono socio di Genova, vabbè, si sente la voce, sono socio di Genova Cresce. Genova Cresce vuol dire che la città cresce. Il sindaco ha già detto più volte che questa città deve crescere anche in senso demografico, cioè questa è una città che ha i servizi, la struttura per poter reggere molti più abitanti di quelli che in questo momento abbia e che ha continuato a perdere gradatamente negli ultimi tempi. Io penso che questo sia un obiettivo importante, certo che è un obiettivo un po' generazionale, cioè non è facile dire raggiungiamo i risultati in un anno. Ecco, su questo volevo sentire il sindaco come intende, faccio l'esempio, l'aeroporto ha una bella struttura, non ha voli perché non ha passeggeri. Crea i voli, non ci sono i passeggeri, dopo 6 mesi il volo viene chiuso. Quindi bisogna, se noi vogliamo avere più collegamenti con il mondo e anche più treni con Roma, Milano, eccetera, bisogna che abbiamo più base e quindi anche più abitanti. Allora, come si fa a avere più gente a Genova? Chi lo sa me lo dica, perché io ho un'idea. No, secondo me c'è una ricetta sola che funziona. Ci vogliono più posti di lavoro. Se ci sono i posti di lavoro viene la gente, se non ci sono i posti di lavoro la gente non solo non viene ma se ne va. Okay? Quindi è molto semplice il discorso. Allora la domanda non diventa come si fa a far venire la gente a Genova, ma come si fa a far venire il lavoro a Genova. E allora lì bisogna fare come si fa normalmente, cioè bisogna valutare quali sono le aree in cui noi possiamo fare in modo che diventino attrattive per chi vuole investire. Quali sono le aree dove noi siamo forti e dove ha senso investire? Certamente il porto, la logistica, certamente il turismo, certamente l'industria e l'alta tecnologia. E più gente viene, più possiamo investire anche sul commercio, che è quella che invece va direttamente proporzionale al numero delle persone che vengono, perché c'è poco da fare. Più persone ci sono e più ci sono. Se ognuno spende 10.000 euro circa, come dicono le statistiche, all'anno, 10.000 euro rimangono lì da spendere, e se io ho 100.000 persone, fate i conti quanti euro ci sono che vengono spesi a Genova, se ce ne ho 1.000.000 fate gli stessi conti, ok? Ecco. Quindi funziona così, l'ho detta molto semplice, ma in realtà le cose difficili poi alla fine sono semplici, è così. Quindi come fate? Noi dobbiamo andare dagli investitori e dire venite a investire a Genova, ovviamente se investono c'è posto di lavoro. Oggi parlavo con i sindacati della Gronda, La Gronda sono 4 miliardi, non è uno scherzo, 4 miliardi che verranno spesi tutti nel comune di Genova, escluso forse l'ultimo pezzo lassù in cima che va a toccare un altro comune, tutto il resto è comune di Genova. Allora, se si investono 4 miliardi nel comune di Genova, cosa vuol dire? Qual è la ricaduta sul territorio? Quanti posti di lavoro ci sono in più a Genova per una cosa del genere? Quanto di questi soldi rimangono nella città di Genova? Queste sono le cose che bisogna fare. Se viene, non so, Amazon o Microsoft e vogliono installare un laboratorio o un deposito qui a Genova, ci sono 80, 100, 200 posti di lavoro.
Perché lo vogliono fare qui a Genova? Perché il mercato è bello, perché abbiamo la qualità di vita, perché qui i costi delle persone sono inferiori, il costo del lavoro è inferiore, e tanti altri motivi che sono quelli che rendono attrattiva l'area. Ma se non siamo tutti quanti nelle condizioni di andare a vendere la nostra area in giro per far sì che gli investitori vengano, non si formano i posti di lavoro e Genova non cresce. Quindi Genova cresce, vuol dire siete tutti ambasciatori. Voi sapete, abbiamo fatto il team degli ambasciatori, ma tutti siamo ambasciatori e tutti quanti parliamo con tante persone. Ecco, se convinciamo queste persone a venire a investire a Genova, allora si creano i posti di lavoro e così si può venire a vivere a Genova. Avremo a fine febbraio 75 minuti in Freccia Rossa da Principe a Rogoredo, che poi andrà a Venezia, parte alle 7, alle 10 e mezza a Venezia, sembra un miracolo, eh? 7, 10 e mezza. Alle 7 parte, 7 e 10 mi sembra, alle 8 e 25 a Rogoredo. Quando avremo il terzo valico saranno 45 minuti. Allora, 45 minuti, allora la gente ci viene a vivere a Genova e poi dopo anche a lavorare a Milano e viceversa. Cioè, questo è l'altro sistema grosso che ci aiuta. Non è soltanto gli investimenti a Genova, ma soprattutto l'infrastruttura che ci fa rendere parte di un triangolo industriale che è il posto più, lo sapete, vero? Lombardia, Piemonte, Liguria sono l'area a PIL più alto di tutta Europa. Manco la Germania è al nostro livello. Quindi se li mettessimo tutti assieme in una macro regione, non mi fate andare oltre, però è veramente l'area più ricca. Signor Sindaco, stiamo per salutarci, se mi permette una domanda di prospettiva. Lei è molto concreto, manager, persona che anche questa sera ha dimostrato tutta la sua concretezza. Ma come uomo, se deve esprimere un sogno per questo 2018 per Genova, oltre a quello che già si è detto, quello del quale già si è parlato e sul quale si sta già lavorando, ci butti lì un sogno e lo regali a questa platea che con questo Genova cresce vuol testimoniare certamente di fare delle cose concrete, ma anche di sognare un po', perché i sogni aiutano a crescere, insomma. Due o tre grandi investitori che vengono qui a Genova e dicono è meglio stare a Genova che in qualunque altra parte d'Europa. Cioè, non solo quello che pensiamo noi, ma concretamente qualcuno che magari non italiano, okay, decide di scegliere Genova in Europa, come abbiamo fatto nella mia azienda 18 anni fa. Insomma. Ecco, questo per me sarebbe il segnale che veramente questo è vero. Okay? Che anche gli altri ci credono, è una testimonianza da parte, se venisse Amazon, se venisse Microsoft, se venisse Apple, se venisse, ditemelo voi, eh? One Way, sapete chi è One Way? Bravi, si conoscete tutti, eh? Meglio di me, caspita, sono io che oramai a fare il sindaco lo so più aggiornato. No, ecco, vorrei avere questo segnale, questo veramente darebbe il sigillo che la nostra strategia è la vera, è quella giusta, è quella che serve per la nostra città. C'è un appendice, una domanda, velocissima, buonasera. Innanzitutto grazie di essere qua e complimenti, devo dire se è stata una scommessa elettorale, sei una realtà vincente. Due domandine brevi. Tu parli di Genova meravigliosa, è stato lo slogan della campagna elettorale. Se uno va a guardare le foto di non tanti anni fa di Genova, 1968, e mi riferisco al Viale Brigate Partigiane dove adesso ci sono i lavori, c'era dei magnifici aioloni in mezzo alla strada che oggi sono diventati dei parcheggi. Nel 2009 io feci un'interrogazione al ministro dei beni culturali Bondi chiedendo cosa si sarebbe dovuto fare una volta terminati i lavori. Bondi rispose che per mantenere l'unità architettonica della via insieme a Piazza della Vittoria, gli aioloni erano una parte fondamentale. Già hai rinnovato quella rotonda vergognosa che c'era prima e oggi è molto bella al termine della sopraelevata. Io volevo sapere cosa pensa l'amministrazione comunale su questo. Seconda domanda, molto breve, parlando di fake news. Qualcheduno aveva pubblicato su un giornale che tu volevi tassare i cani. Naturalmente questo ha portato a un dibattito su Facebook nel quale ho partecipato anch'io. Io sono proprietario di uno splendido Golden Retriever, tutte le sere, mattine che esco, raccolgo
quello che il mio cane lascia per strada. Allora io voglio dire semplicemente, la tassa sui cani è una follia, perché molto spesso i cani sono compagni, amici di pensionati che non arrivano alla fine del mese, che hanno 500-600 euro e l'unica possibilità di affetto sono i cani, sono gli animali. Io penso che il centrodestra debba essere una compagine che le tasse le diminuisce e non le aumenta. Grazie. Allora, la prima, noi faremo molto di più che non lei e ora. Abbiamo già un progetto dove al centro ci saranno le due linee della metropolitana leggera, cioè quella di superficie, ovvero sia da Piazzale Kennedy che va sino a Brignole, da Brignole poi va in Val Bisagno e va a Levante. Quindi ci sarà la metropolitana e sui lati invece ci saranno due viali alberati con transitabili tipo Campi Elisi, okay? Transitabili a piedi e transitabili in bicicletta. Quindi avremo tutto il verde, solo che non sarà più al centro, ma sarà sui due lati. Bisogna vedere l'immagine, forse l'ho descritta molto, non l'ho scritta bene. Ecco. Questa secondo me è una soluzione tecnica, ovvero si potrebbe fare anche il contrario, metterne una sola al centro e mettere due tram ai lati. È tutto da discutere, saranno gli architetti a deciderlo, però il messaggio chiave che voglio darvi è questo: assieme alla metropolitana leggera ci sarà molto verde, okay? Questa linea di verde congiungerà il mare con il verde che faremo sulla piazzale Kennedy. Sapete che il progetto del Waterfront di Levante prevede piazzale Kennedy trasformato in tutto un parco con il parcheggio sotto, quindi il parcheggio rimane ma sopra c'è il parco. Quindi sarà il verde lì, che il verde si prolunga verso via Brigate Bisagno sino arrivare giù, sino arrivare via Partigiani Bisagno, sino arrivare a Principe. E poi di lì parte Waterfront di Levante, che è il nuovo porto antico verso la Nuova D'Arsena. Mi sono spiegato, vero? Sì. Ok, ecco. Quindi la risposta è sì, riporteremo il verde. Invece parliamo. Non mosaicoltura. Non ho capito. Non mosaicoltura, quindi. No. Cioè, non sarà so più. So cos'è. Tipo... c'è tutto il dispositivo di disegni, le composizioni floreali. Le composizioni floreali saranno sulle due corsie laterali. Quindi saranno molto larghe le corsie laterali. Ai lati del marciapiede. Esatto. No, non sarà più neanche il marciapiede, ci sarà un percorso pedonale libero completamente. Ok? Non so se lo sapete. Sì, esattamente, stessa cosa. I cani per concludere. Allora, io non ho mai detto di tassare i cani, perché i cani, un attimo, i cani non hanno soldi, quindi non pagano. Forse intendevi tassare i proprietari dei cani. È una battuta. Io voglio solo farvi una domanda. Quanti cani ci sono a Genova? Un'infinità. Quanti? Datemi un numero. 700.000. Tu dici? 600.000. Si parla di 90.000, poi okay. Vabbè, facciamo che sono 100.000, ok? Quanta pipì fa un cane al giorno? Un litro? Di più, di meno? Vabbè, facciamo una media di un litro, va bene? Falla breve? Ok? No, non la fa un litro. Ho avuto cani per tutta la vita. Mezzo litro? Vabbè, facciamo mezzo litro, accontentiamo la signora. No, vabbè, qualcosa lo farà però, d'accordo. Io non ce l'ho mai avuto un cane, però. Se non arriva dall'IT ed è tecnologico, le fa. Allora, facciamo mezzo litro, via. Facciamola conservativa, mezzo litro, sono 50.000 litri al giorno. 50.000 litri al giorno sono circa 20 autobotti. Quindi 20 autobotti, no, non sto scherzando. Sì, sì, sì. 20 autobotti di urina, no, messa così è la realtà, è quello che un sindaco deve pensare. 20 autobotti di urina che tutti i giorni sono sparse per la città. Se dovessimo concimare la pianura padana ne metteremo di meno. Non parlo dei rifiuti solidi, io penso che i rifiuti solidi tutti qua siano già recuperati tutti, so benissimo che non è vero, ma faccio lo spiritoso, ok? Quelli sono recuperati tutti. Rimangono solo quelli liquidi non li recupera nessuno. Quindi noi abbiamo un problema in città con 50.000 litri, cioè 50 metri cubi, cioè 20 autobotti, tutti i giorni sparsi per la città. E chi li pulisce questi?
Volete sapere qual è la risposta? Quasi nessuno. La pioggia. Meno male che piove, solo la pioggia. Quando piove, bravo. E quando non piove? Puzzano. Cioè, e secondo voi il sindaco è responsabile della salute dei cittadini? Perché lo sapete, vero o no? Questa è un'altra delle sorprese. Il responsabile della salute dei cittadini non è la regione Liguria con tutti gli ospedali, eccetera, è il sindaco, che non ha nessuno, manco un infermiere, perché sono tutti nella regione. Quindi il sindaco è responsabile della salute, se uno si ammala e prende il tifo perché c'è questo problema, diciamo, c'ha dei problemi grossi. Okay? Ecco. Quindi io cosa dovrei fare? Come lo risolvo questo problema dei 50.000 litri, senza pensare ai solidi? La Svizzera ha avuto un'idea, lo sapete, vero? Andate un po' a Lugano, ditemi se trovate un cane per strada. Perché sporcano in casa, ma io avevo la televisione. No. Allora, escono di casa, li mettono sulla macchina perché non possono andare in giro, li portano sulla macchina, non fanno niente, spero, li portano in un posto dove li possono lasciare liberi e li fanno tutto quello che vogliono. Quel posto lì è pagato dall'amministrazione attraverso le tasse. Questa potrebbe essere una soluzione. Però se c'è, non lo faranno mai, infatti. Secondo me non è la soluzione. Come si fa con i gatti che si fanno sporcare a casa? Si fa sporcare anche a casa. Questo è un problema più grosso. Però, no, adesso io non voglio scatenare... Allora, premesso che io... Perché ho detto queste cose? Fatemi finire un secondo. Perché ho detto queste cose? Perché io sono d'accordo con lui. Non si può tassare una persona che, cui unico compagno o compagna è l'animale, questo sarebbe veramente scorretto, ok? Quindi sono d'accordo con lui al 1000 per 1000. Però devo risolvere l'altro problema. Per cui per risolvere l'altro problema, secondo me, ci sono delle altre soluzioni. Ad esempio, io posso permettermi di portare tutti i giorni di lavare le strade, oppure un giorno sì, un giorno no, anche una volta alla settimana se non piove faccio lavare le strade. Mi costa un po' di più. Allora tutti i cittadini genovesi pagano qui 3 euro in più di Tari per risolvere questo problema. Questo potrebbe essere una soluzione. Tari è carissima. Sì, signora, però sono d'accordo, però a questo punto dobbiamo risolvere questo problema, ok? Quindi, cioè, ci sono tante vie. Io non ho scelto la via ancora. Ho voluto aprire... Hanno ordinato che portassero oltre le bottigliette d'acqua, perché ecco, non so quanto sia valido. A Bogliasco, il comune di Bogliasco, che è molto piccolo, ha già deliberato. Le bottigliette d'acqua sono invece un suggerimento valido, perché la dispersione limita gli odori, ok, d'accordo. Però voglio dire, io non ho scelto, non abbiamo deciso nulla, abbiamo come si dice, iniziato il dibattito. Io vedo positivo fare i dibattiti, l'ho fatto anche per altre cose, non so se l'avete notato. Perché vogliamo che la gente parli. Quando vado nei municipi io metto sul tavolo tante cose. A Cornigliano ho messo un nuovo progetto della strada e è venuto fuori che la gente non era contenta. Hanno lavorato 3 anni per fare il progetto della nuova strada di Cornigliano ed è venuto fuori che la gente non è contenta. Cosa facciamo a fare se poi la gente non è contenta? Quindi io ci credo sulla base, io ci credo che siano le persone che devono dire all'amministrazione cosa vogliono, non è il contrario. Non è il contrario, perché noi siamo al servizio. E questa è la cosa fondamentale, la grande differenza. Noi siamo al servizio dei nostri azionisti, sindaco manager. Chi sono gli azionisti dell'amministrazione? I cittadini. I cittadini. Quindi voi siete i miei azionisti, io vengo da voi e vi chiedo cosa devo fare. Guarda che è proprio così. Multe a chi non pulisce. Ma bisogna essere dietro. Ma belle soghe.